Il Foggia non si è iscritto al campionato di Serie C e allora per il Pescara è spianata la strada che porta a Massimiliano Busellato. Il centrocampista era legato da altri 2 anni di contratto al club rossonero, che però non ha potuto formalizzare l'iscrizione per l'impossibilità di pagare gli stipendi ai tesserati degli ultimi 3 mesi. Così i calciatori del Foggia andranno incontro allo svincolo d'ufficio. Busellato sarà un nuovo importante tassello per il centrocampo di Luciano Zauri, potendo occupare il ruolo di mezzala. Non solo Busellato, perché sempre dal Foggia il Pescara monitora un altro centrocampista, Francesco Deli. Anche egli potrà svincolarsi d'ufficio, ma sul giocatore c'è una forte concorrenza di altri club di B. Si inizia a muovere qualcosa di concreto anche sul fronte attacco, il reparto da costruire da capo. Il Pescara sta stringendo per Cristian Galano, il Robben delle Puglie, già da diversi anni accostato al Delfino. Il giocatore è rientrato al Parma dopo il prestito al Foggia. In questi giorni si discuterà sulla formula di un'operazione nella quale finiscono 2 primavera. L'attaccante bulgaro Kirilov è uno dei migliori giocatori allenati da Zauri lo scorso anno, il difensore Marafini, che è stato anche nel giro della prima squadra. Non solo Galano, perché il Pescara continua a tenere vive altre piste. La più importante è quella che porta Gennaro Tutino, l'esterno di proprietà del Napoli, già sondato lo scorso anno e protagonista a Cosenza nell'ultimo biennio. Il presidente Sebastiani giorni fa ha dichiarato che lo porterebbe subito a Pescara e l'ipotesi di un tridente che abbia a destra Galano e a sinistra Tutino è davvero suggestiva, in attesa di trovare il centravanti. Il giovane Marco Tumminello dell'Atalanta resta un nome credibile, ma al di là delle dichiarazioni di facciata potrebbe non essere chiuso il discorso Daniel Ciofani del Frosinone, anche se ci sarà da attendere la valutazione del neotecnico dei Ciociari, Nesta, e da superare anche lo scoglio dell'alto ingaggio. Sempre per il ruolo di centravanti avanza anche l'ipotesi Pietro Iemmello del Benevento. Se i Sanniti dovessero affondare per acquisire Brugman, l'attaccante può fungere da contropartita tecnica. Intanto, sempre sul fronte iscrizioni ai campionati, è scoppiato il caso Palermo, che al momento risulta l'unica squadra non iscritta al campionato di Serie B. Stamani in conferenza stampa la nuova proprietà ha spiegato che i problemi relativi alla emissione della fideiussione sono legati a motivi di ordine telematico non riferibili al Palermo, ma alla compagnia assicurativa bulgara con cui è stata stipulata. La sostanza è che se l'esclusione del Palermo sarà confermata, la società rossonero intraprenderà una battaglia legale per vedersi riconosciuto il diritto di disputare la Serie B. Da un punto di vista tecnico, sostanziale e fattuale, l'iscrizione è conforme alla normativa prevista. Un fatto che non diventa nostra volontà, che ci aspettiamo da qui a qualche minuto di essere ulteriormente confermato dall'arrivo della fiduzione preannunciata, basta mettere la parola fine a questa storia. Questo è sinteticamente quello che devo dirvi, laddove per motivi, semmai ci saranno, che andremo a vedere, faremo quello che abbiamo fatto sino a tutt'oggi, dibattendoci nelle aule, nei ricorsi e quant'altro, per ottenere il riconoscimento delle nostre buone e ottime ragioni. Con il Venezia, retrocesso al play-out, spettatore interessato è pronto a chiedere il ripescaggio in cadetteria.